Al di là della compattezza di facciata, anche nel centro-sinistra restano profonde divisioni sul candidato al Quirinale. Il vertice in casa Conte, con Letta e Speranza, non ha prodotto il nome autorevole su cui convergere. L'incontro è andato bene, siamo pronti a un'azione forte, a un confronto ampio e condiviso. Ovviamente andranno rimosse candidature di parte, in particolare quella di Berlusconi. Con il centrodestra nei prossimi giorni, è andato tutto molto bene. A dividere dunque il nome di Draghi, che andrebbe bene al Partito Democratico e non ai 5 Stelle, spaventati da un possibile ritorno alle urne. Divisioni anche nel centrodestra, e si attende la decisione di Berlusconi, tra domani e dopodomani, di sciogliere o meno la riserva. Nel caso di un passo indietro del Cavaliere, Salvini e Meloni sarebbero pronti ad un piano B. Onorevoli, uscirà un nome? Ragazzi, non sto facendo dichiarazioni, no? Sì, lo so, ma... Domani intanto Consiglio dei Ministri con il decreto ristori e le misure per contrastare il caro bollette. Nel pomeriggio vertice a Palazzo Chigi, presieduto da Draghi, con i ministri economici. Si parla di un piano di circa 10 miliardi. Per il titolare dello sviluppo economico Giorgetti si tratta di una priorità a chi è a rischio sopravvivenza.